Quel giorno che ricordo benissimo era una domenica, eravamo al pomeriggio, eravamo a casa, al mattino eravamo andati al mare, Erika era ancora piccolina e andavamo al mare la domenica solo al mattino proprio perché lei era piccola e poi al pomeriggio stavamo a casa. Gianluca era ancora in costruzione e quindi quel pomeriggio lì eravamo a casa tranquilli, eccetera, eccetera, poi verso sera. Mi ricordo che abbiamo acceso la TV e abbiamo sentito le prime notizie di quello che era successo in Via D'Amelio. E allora mi è venuto subito in mente il 23 maggio, l'attentato di Falcone, ecco, quindi, ed è stato un momento triste proprio. Mi ricordo un periodo molto brutto che purtroppo abbiamo attraversato e che ci è rimasto ancora adesso addosso. Eravamo a mare, eravamo a Lascari e in quel momento c'è stato un via vai di gente. Si era capito in un attimo che era successo qualcosa di grave e l'avevamo capito dal silenzio tombale che si era creato, che c'era, che vivevi. Purtroppo ancora adesso, se ci penso, mi vengono i brividi. Questo mi ricordo. Ricordo che probabilmente era una domenica ed eravamo tutti a casa di quella che diventerà poi il suocero e si guardava la TV ed è venuto un'edizione straordinaria del telegiornale che annunciava questo tragico fatto e con noi c'era il nostro cognato che è di Trapani e tutti insieme abbiamo concluso che veramente davanti a certe cose si vedeva e si percepiva la completa assenza dello Stato davanti a queste cose. In quel periodo noi vivevamo a Palermo, Mandello esattamente, ed era una domenica normale, è stata normale per un attimo. E io ero incinta del mio secondo figlio, di Gianluca, che poi sarebbe nato a dicembre, e purtroppo nel pomeriggio abbiamo appreso questa notizia che il giudice Borsellino era stato ucciso insieme a tutti gli uomini della scorta e purtroppo si è subito venuto alla mente anche il giudice Falcone, che era morto a maggio, e quindi abbiamo vissuto in prima persona questi momenti tragici in una terra che noi, pur non essendo siciliani, amiamo tantissimo. Sì, è una data triste, mi ricordo ero a Vicenza, al mio secondo anno, presso la scuola sottufficiali, e insieme ad altri colleghi abbiamo preso la triste notizia dell'attentato in Via D'Amelio. Purtroppo è stato un momento doloroso e di profonda rabbia. Allora, non ero nata, per cui non ricordo l'esatto momento in cui è successo, però è un argomento che a scuola abbiamo studiato e su cui avevamo fatto uno spettacolo teatrale al liceo e credo sia la più grande testimonianza di uno che crede nelle sue idee fino alla fine e quindi muore anche per le sue idee. E una delle sue frasi proprio più famose parla proprio di coraggio, del coraggio di vivere ogni giorno e di lottare per le proprie idee.